Ogni vita è un viaggio e il viaggio è la metafora della vita. È lo slogan del Festival del Viaggiatore che, partendo dalle affascinanti colline di Asolo, si propone di esplorare la dimensione del viaggio in tutte le sue accezioni. Percorsi, vissuti, sogni di viaggiatori che si muovono trasversalmente dal mondo dell'arte a quello del giornalismo, dalla letteratura all'economia, dalla geografia all'escursionismo, dal teatro al fragrance design, dal cinema alla moda, dalla radio alla musica. Asolo per 3 giorni si trasformerà in un salotto a cielo aperto dove i viaggiatori racconteranno le loro storie seduti nei caffè, nei giardini privati delle ville asolane, nei palazzi storici in cui hanno vissuto personaggi illustri, nel teatro dedicato alla Duse, sotto la loggia e nel chiostro del convento. Tradizione vuole che sia sempre un viaggio ad inaugurare il festival e quest'anno si va a Venezia 73 nello spazio della Regione Veneto alla Biennale Cinema del Lido, un richiamo alla mission del festival che si propone di ritrovare quell'anima culturale e mecenate che Asolo ha avuto per secoli. Sognando il cinema, il viaggiatore sbarca a Venezia. Questo è il titolo del primo viaggio che apre il Festival Viaggiatore 2016, che si terrà ad Asolo il 23, 24, 25 settembre. Ma il primo viaggio lo facciamo qui, partiamo da Venezia, dalla Mostra del Cinema. All'interno del Festival del Viaggiatore si inserisce anche il premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo, un libro per il cinema, assegnato al libro che per stile, trama e temi trattati verrà giudicato adatto a diventare una pellicola cinematografica, con il supporto di un grande produttore come Andrea Occhi Pinti. Mi divertirò un po' a far conoscere i dietro le quinte, i retroscena di quello che significa fare cinema dal punto di vista di un imprenditore, di qualcuno che porta dei film in Italia, che deve produrli, che deve individuare una storia. Ed è particolarmente, come dire, indicato farlo qui in questo contesto del Festival del Viaggiatore, perché in particolar modo quest'anno ci sono dei finalisti con dei libri che hanno la potenzialità poi di diventare dei film. Sempre più spesso il cinema si ispira alla letteratura, per cui mi sembra un connubio ideale e mi sento in qualche modo a mio agio a raccontare quello che ho fatto, quello che è stato il mio viaggio professionale. Il connubio, quindi Asolo e Venezia, ci trova del tutto favorevoli e ci ha dato un ulteriore entusiasmo per rinnovare anche per quest'anno il nostro supporto e speriamo che possa durare anche per gli anni a venire.